Buongiorno ragazzi, allora, oggi vedo di finire la prima parte della lavanderia, cioè quel lato lì, ad esclusione della cesta dei panni sporchi, che è ancora un'incognita, perché la signora non si decide su cosa vuole fare, se vuole una cesta in vimini, cioè lei vorrebbe una cesta in vimini, sto cercando di lottare per non averla, una cesta in vimini oppure un'anta davanti che si apre con due separatori, quella so, è una di quelle cose che poi... Una di quelle cose dicevo che rimane lì incompleta per 20 anni e nessuno poi la sistema, quelle incompiute che ci sono in tutte le case. Vedremo. Quindi in realtà programma molto semplice: IKEA, mensola, una LAC che sarà modificata, Leroy, Bricomen o chi per lui hobby, per il bastone sotto e appendini sempre all'IKEA. Poi per un po' gli unici mobili che voglio vedere dell'IKEA sono quelli che deve montare Working Brothers, non ne voglio vedere più. Per cui dicevo, programma molto semplice, relax, niente corsa, perché poi da lunedì invece è un po' più un bordello, c'è la questione del lavandino. Devo passare anche in ambulatorio a ritirare il lavandino di Anna che pesa un quintale e mezzo, però relax. Fuori in 60 secondi, come veniva chiamato un mio amico dalla sua ragazza. Ho trovato il trucco per andare all'IKEA. Bisogna andarci da soli, senza fidanzate, mogli, rompicoglioni. E si fa in un attimo. Ci ho messo tempo più a tornare a casa che dentro l'IKEA. Allora, questa è la mensola, poi ho preso anche il bastone, che ho trovato solo rotondo, ma va bene, e i supporti per il bastone, però da sotto la mensola, non da fianco a fianco come quelli degli armadi. La mensola è già della misura giusta, ma è della misura giusta proprio al millimetro, cioè proprio strozzata dentro. Per cui devo capire se non devo rasegargli via un millimetrino giusto per riuscire a incastrarla, perché il fondo del buco dove devo metterla è un po' più largo dell'ingresso. Al massimo sgancio l'armadio e lo spingo un po' più in là. Quindi in realtà quello che devo fare è fissare a muro il supporto della mensola, quindi un lavoro niente di che. E capire dove agganciare sotto la mensola, non solo a che distanza in profondità, perché comunque gli ometti sono più profondi della mensola, quindi questo dovrà stare un po' più avanti e loro staranno comunque inclinati, ma ripeto che sono ometti solo per la roba a stendere di Anna, quindi golfini o robe così, anche rimanessero perfettamente frontali non è un problema. Devo capire, dicevo, dove, perché questa, come i Pax IKEA, un po' vuota, un po' piena, un po' vuota, un po' piena, bisogna un po' capire. Inizio a fissare la staffa a muro per capire a che distanza metterla e perché io vorrei che vi porto in lavanderia. Non mi serve niente? No, andiamo in lavanderia un attimo. Ok, parte la lavatrice in funzione. Io vorrei che il bastone venisse qua, quindi ci fossero lì circa 5 centimetri, in modo che la mensola sia appesa a 10, ok? Che è la metà del modulo che è da 20, così che l'occupazione totale sia la metà del modulo della piastrella, perché fare una piastrella intera è troppo alta. Sta roba del modulo sapete che è una fissa, quindi andrò su di 10, adesso prendo bene i conti. Non è un lavoro di making, non è un lavoro di niente, devo solamente mettere sulla mensola e attaccare il tubo che sarà semplicemente un po' tricky da mettere dentro per il semplice motivo che questi vanno passati prima e poi bisogna infilare dentro il tubo e avvitarlo. Ma ripeto, non è un lavoro da making, sono gli sgoccioli della lavanderia. Da lunedì poi invece, quando c'è da capire il lavello, ve lo dico subito, mi servirà una mano enorme, perché di quel lavandino lì non ho proprio idea di come fare a metterlo in un mobiletto, se c'è modo di fissarlo a muro. Non ha neanche il buco per fissare il rubinetto e io non ho spazio dietro, perché sennò vengo troppo avanti rispetto. Lì sarà un bordello lunedì. Per adesso c'è solo sta fregnaccia in mano da fare. Preferirei di gran lunga stare davanti alla televisione, avrei voglia di riguardarmi Limitless, ma mi tocca.
porto mensola montato. Ora, prima di mettere sulla mensola i fori per il tubo. Mi state chiedendo in tanti, che, mi state dicendo in tanti che dentro la mensola è completamente vuota perché è un tamburato fatto di legno tutto intorno e cartone all'interno, verissimo. Altri invece mi chiedono come faccio a sapere dove tagliare i mobili IKEA. Allora, nel caso dei PAX, come è stato per l'Armadea, io ormai i PAX li conosco più o meno a memoria e so dove sono i montanti. Per capire invece in una mensola come quella della... dove sono i montanti, bisogna fare come si fa al cesso. Siccome sono mobili di merda, come al cesso bisogna bussare. Quindi, qua fa un rumore. Qua al centro ne fa un altro. E così si capisce dove sono i montanti. Nel mio caso specifico però è un po' più facile, io devo mettere tre di questi supporti e uno andrà più o meno in testa, e in testa c'è indubbiamente il traverso. L'altro va dall'altra parte, che poi ho detto in testa, ma una a destra e una a sinistra, e qua c'è il supporto. Al centro metterò il terzo e io so perfettamente che c'è il traverso, semplicemente perché è il pezzo che serve a ospitare il supporto, e se io infilo dentro il ditino, sopra sento che c'è tutto il tamburato. Discorso diverso è il posizionamento invece in profondità. Se io lo mettessi al centro, il mio metto non ci starebbe e rimarrebbe molto, siccome questa è 26, molto arretrato il tubo. Io lo metterò in una posizione mediana, circa qua, facciamo un centimetro, diciamo un 15 e 15. Comunque lo metto, non ci starà, cioè non ci starà qua, lo metto perfettamente steso, ma tanto dovendo stendere la roba, lo metto, può rimanere girato anche un po' per così, che non è un problema. Quindi adesso faccio questi fori. Monto questi supporti che poi devo rismontare perché il tubo deve essere cagato dentro perfettamente nella larghezza e quindi deve essere perfettamente coi supporti della misura giusta, quindi va tagliato dopo il tubo e messo in tutto assieme, e poi vedo di incastrare la mensola che non so effettivamente se ci sta o devo ranzar via uno zig 3 mm di qua e 3 mm di là, non lo so ancora. Monto i fori e poi vediamo, non sto neanche a fare la ripresa perché sono sei buchi di merda. Ecco qua, niente di trascendentale, come volessi dimostrare. Al fianco c'è il supporto, al centro anche, e anche in fondo, non potete bucarla dove volete. I mobili IKEA sono un po' particolari, ma come vi dissi ai tempi quando ho fatto l'Armadea, c'è modo di modificarli, bisogna conoscerli semplicemente benissimo. Tipo l'IKEA LAC, loro ti dicono di mettere, vi faccio vedere, la parte con i fori verso il basso per fissare la mensola al supporto, che poi è solo una sicurezza perché non tengono assolutamente niente, sono solamente due. Se voi li mettete verso l'alto fa lo stesso lavoro, perché l'unico lavoro è evitare che la mensola si... non è che tiene la mensola al supporto, quindi è inutile mettere verso il basso e vedere le due vitine in basso. Quindi supporto e mensola si può montare tutto al contrario. Ora vedo di mettere su sta roba che da solo non è proprio semplicissimo. Beh, se non è prendere le misure giuste, questo è contro, anche se in realtà hanno misura diversa perché ho lasciato lo spazio qua. In bolla nell'altro senso, in bolla nell'altro senso. Ora il tubo che va da lì a lì e si ferma prima di qua. Lo sfurgone lo taglio e ho finito e posso andare a prendere la... Ed ecco qua, cotto e mangiato. Alla fine io metti ci sono stati anche per così. Beh, non me l'aspettavo, si vede che sono più piccoli di quelli standard. Comunque, finito, tubo appena, lì si interrompe, là si interrompe allo stesso modo, scommetto che entro mercoledì compare qualche pianta di merda là sopra, e da lunedì questo delirio, perché manca tutta la parte di qua. E a proposito della parte di qua, il mio desiderio era fare la cesta dei panni divisa in due, che nel mio caso non è bianchi e colorati, ma è neri e tutto il resto, così almeno la mia roba sta tutta da un lato. Quello che per prima è però che essendo 53 lì in mezzo, compresa la struttura che mi serve per portare i due sacchi che contengono la... sono afasico oggi, che contengono la biancheria e tutto, venivano due cose un po' piccole. Adesso però, pensando all'altro lato, mi è venuto in mente che una volta che avevo posizionato il lavandino, questo o quello di Anna, non lo so, lo vediamo lunedì quando ho portato qua il lavandino, e vi preallerto, non andate al lavoro, mi serve una mano lunedì, non lo chiedo mai, di solito chiedo un parere, lunedì mi serve una mano, quindi prendete tutti fermi. Comunque dicevo, una mossa verso il lavandino, io ho tutto uno spazio là, che potrei usare anche quello come porta biancheria, quindi uno potrebbe essere qua e uno di là, neri e tutto il resto. Ad ogni modo,
Vado in ambulatorio a ritirare il lavandino che è su un soppalco, è in ghisa, è 1,20 m, pesa 8 quintali, sono l'unico uomo presente in ambulatorio, come uomo faccio cagare e quindi tirato giù da un soppalco con una scala Pioli sarà un delirio. Se sopravvivo magari ci vediamo dopo, stasera o domani, sicuramente ci vediamo lunedì, mi raccomando lunedì, tutti in ferie o in malattia che mi serve una mano.